Ciao. Io vado a rifornirmi di nuovo, però. Già in diretta? Siamo in diretta, sì. Ciao Facebook. Brava. Sì, basta, dimmi se... Non ti ascolto, Diego. Non mi ascolto io. No, ora no. No, adesso quando... no. Comunque il volume. Ah, qua perfetto. Volume. Geniale. Io sono l'uno, tu sei il quattro. Sì, sì. Bello, bravi. Io non ho ancora ben capito cosa sia. Ma è una roba che conosci. Allora facciamolo. Ragazzi, per cortesia. E allora facciamolo. No. E poi la cosa che fa ridere è che lui era il cattivo di cui Violetta era innamorato. La prima... Lei tipo faceva la zia, che non so se sei più giovane, però sai quelle cose stupendo. Dei casi. Lei faceva la zia di chi? Violetta. Di Violetta. Io facevo la zia mamma, perché Violetta non aveva mamma. Io facevo il fidanzato. Sì, bastardo. 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 E poi il fidanzato di Lodo. Ah, e poi di Lodovica Comello. La sua migliore amica. Ah. Vedi? Che bastarda! Sì, che bastarda lei, che bastardo bambini. Lui, i personaggi. Pensi ai bambini che ci vedevano? 20 secondi! Io con il fidanzato della nipote. Oh, che divertimento, ragazzi! Già mi sto divertendo sì. Da morire! Siamo in diretta Facebook, sulla pagina Facebook di Radio DJ. Abbiamo degli ospiti che per una volta Diego li presenterà e loro non dovranno farsi un mazzo così, ballare, avere il fiatone. Potranno stare comodi qua, verso un bicchiere in piedi. Se ve la favoriamo. Un bicchiere di vino, quello che vogliono, ma senza sbattimenti. Diego, fagli la presentazione come se si esibissero adesso. Loro vengono dai paesi spagnoli. Lui viene dalla Spagna, lei dall'Argentina. Sono famosissimi in tutto il mondo, ma dall'Argentina è partita la loro storia come artisti, ma anche la loro storia d'amore. Sono Clary Alonso e Diego Dominguez, direttamente da Violetta e da Dance. Finalisti! Bravi! Ragazzi, che arrivassero in finale si vedeva dal primo momento. Congratulazioni, sì. Bravi! Grazie mille. Sì, io sono arrivato in questo momento da Madrid, quindi non so come parlerò l'italiano. Così, no, meglio di noi sicuramente. Qua vai proprio tranquillo, Diego, parlerai sicuramente meglio di noi. Allora, adoratissimi, facciamo un passo indietro. Stavamo ridendo perché raccontando i ruoli che loro avevano in Violetta. Allora, Diego, fidanzato bastardo, quello un po' cattivo di Violetta. Quindi l'amore è tormentato, sì. Diciamo, di Violetta. Sì. Mentre la Clary era la zia, che però, essendo coetanea, è un po' una storia un po' strana, nel senso che nel mondo della finzione, per esempio io, come potete vedere, sono figlia di Diego Lavale. No? E certo cosa? Attenta come rispondi. Ok. Comunque facevi la zia, quindi. Io facevo la zia quando ho iniziato, sì, perché Violetta non aveva una mamma, quindi io ero la sorella, sì, della sua mamma, e quindi ero la zia. Io avevo 21 anni in quel momento. E Tini, lei quanti ne aveva? Tini aveva 14. Ah, okay. Mm. Però c'è stato un punto che ha cresciuto tanto che sì, sembrava più la sorella. Che... Sì. Certo. Certo. Nel frattempo lui, Diego, che faceva il fidanzato di Violetta, poi l'ha tradita con la Lodo. Con la Lodo. Con la Comello. Nella terza stazione. Capisci? Sì, certo. E io sono arrivato nella seconda stazione. Guarda, sei orgoglioso, sì, sì, certo. Sì. Certo. Certo, l'ho tradito, sì. Certo. È uno di quegli uomini per cui io perderei la testa. Perché e infatti la zia. È un esempio un po' più strano per i bambini. Perché io sì, prima di tutto sì, sono stato con Violetta. E poi con Francesca, che è la sua migliore amica. È un po' strano. È però, un po' strano, comunque anche da parte di Francesca. Sì, infatti anche Francesca non è un ruolo di amica fino in fondo sincera. Però devo dire che... No, io vado a difendere a Francesca, la mia amica, la Lodovica Comello. No, perché in realtà Violetta in quel momento già aveva un altro fidanzato. Quindi se lei già aveva un altro amore, perché se loro si volevano bene non potevano stare insieme. Giusto. Io adoro che fate ancora fatica a distinguere i ruoli. Fatto sta che la zia si è messa col fidanzato anche della sua amica Lodo. e gliel'ha portato via. Molto molto bene. Bravi. Perché poi
nella come... vita nella io vita... sai che già rivaluto tutta la quel concept Violetta, me lo voglio rivedere tutto. Ce lo riguarda con questo tipo di malizia. Mi piace moltissimo. Bello, bravi. No, e invece è stato un lavoro gigantesco questo, adesso, nel senso, sono quelle produzioni che poi hanno successo in tutto il mondo, crescono delle generazioni di bambini con un fanatismo pazzesco, quindi dove c'è uno studio dei contenuti, della musica, per cui anche lì c'è la musica, c'è la recitazione, c'è la trama e c'è miliardi di puntate, quindi avete lavorato tantissimo. E devo dire che quello è iniziato come un progetto che se magari i produttori sapevano che sarebbe diventato un progetto gigante, però noi all'inizio non sapevamo, quindi ci siamo immersi in questa storia senza sapere quante puntate erano. Poi c'è stata la seconda stagione, poi la terza, poi loro hanno fatto non so quanti concerti, tipo 300 concerti ovunque. In totale? Però all'inizio non sapevamo che sarebbe diventato così grande o che magari io... non so, da Polonia, ovunque ci vedono. Sì, visto Violetta, quindi... mi piace che fa l'esempio di Bologna, di tutto il mondo. No, Polonia, Polonia. Ah, oh, ho capito Bologna, ho detto comunque. Ci vedono anche a Bologna. No, però per me è stato stranissimo perché, per esempio, la mia famiglia, i miei bisnonni erano italiani, delle Marche, marchigiani. Quindi io dopo Violetta sono venuta per la prima volta qui in Italia a conoscere anche la famiglia e sono stata... affermo questo piccolo paese nelle Marche e mi ricordo in questa piazza c'era un posto dove vendevano riviste, quindi ho trovato queste riviste di Violetta e pensavo che locura era che quello pazzia. Che magari in quella piazza il mio bisnonno tanti anni fa camminava e adesso c'era questa rivista del progetto che stavamo facendo noi. No, del potere di certi progetti, no? Che diventano ormai planetari. Nel senso che davvero ha riguardato tantissimo. Sì. Tra l'altro, scusami, a un certo punto dall'essere così dei giovani ragazzi che lavoravano nel mondo dello spettacolo in Argentina, cioè ovunque si muovessero nel mondo, cioè ancora adesso, ma soprattutto quando era in onda, tipo 4 ore ovunque ti trovassi per fare degli autografi, per fare delle foto, ovunque. No, il fatto è che... diventa proprio un modo di lavorare, di intendere un progetto che vuol dire che non c'è più tutta questa differenza tra i paesi, nel senso che i bambini sono forse la prima struttura di fascia d'età che comincia a condividere concetti, quindi la capacità di appassionarsi alle stesse trame. Io non credo che questa cosa sarebbe stata possibile tanti anni fa, no? Cioè era tutto molto legato anche allo sviluppo, no? Intellettivo, l'educazione sentimentale. A questo punto cioè rompi qualunque differenza sociale, di tradizioni, di chiusura di certi paesi, perché nel momento in cui i bambini fruiscono della stessa educazione sentimentale hai fatto un po' democrazia. Sì. In qualche modo, no? Sì, comunque ha ragione. Un tempo di cui passava mio nonno, adesso ci sono le foto sui giornali di Violetta. Bene, ci sentiamo la canzone e noi restiamo in diretta Facebook, sulla pagina Facebook di Radio DJ. Ci sentiamo tra poco e parliamo di Dance Dance Dance. Visto che siamo ancora in diretta, mi volevo chiedervi di tutte le coreografie che avete fatto, qual è quella che vi ricorderete di più? Cioè, perché... È quella che farò domani. Che si può dire già? Io credo, secondo me... Diciamolo. Sì, perché... Diciamolo, ragazzi, non perdetevela. Fai vedere un punto che ti piace da pace. Cioè, che quando lo fai quel punto lì dici... Ah. Ma quella... Cioè, te la ricordi a memoria? No, non tanto. Quella era molto difficile per me perché... Ma una che ti... Hai capito? Quella roba che tu impari, no? Impari tante... Poi la canzone in un negozio tu inizi... Brava, brava. Quella, qual è? Sorry, this is Bieber. E quale fai... Ah, quella? Te la ricordi? Quella tu ti ricordi? Oh, baby, one more time. Ah, brava. Potresti sfidarlo su questo, mi sento... Brava. Quando l'ho vista con i codini sono andato fuori di testa. Cosa? Te li faccio se vuoi. Si può dire che domani ti vedremo a te ballare? Sì, è vero. Ballo. Balliamo, facciamo una coreografia, sì. Lunga? Beh, proprio c'è un pezzo. Non l'hai vista tu dal vivo? Ah. No, certo. No, ma sì, cioè, facciamo, cioè, praticamente facciamo... Questa chiusura diciamo grazie a tutti, però abbiamo capito una cosa anche noi, che il ballo
alla fine ti prendono, non puoi farne a meno. Quando parte una musica e fa un pezzo, una, tipo una roba da sola, Andrea. Poi faccio una roba io. Io ho fatto tipo un giro, la spaccata. E poi parte proprio la musica di Chicago. E facciamo tutto un pezzo di Chicago con i ballerini, con i cilindri. No, ma fighissimo, è molto figo. È proprio bella, venuta bene. Bella, carina, sì. Volete rientrare o non entrare? Ah, sì. Un minutino. Sì. Io avrei detto per te Single Ladies. Però avrei, pensavo io. Pensavo e tutte io. Le coreografie che ha ballato lei sono incredibili. E tu quando hai fatto anche tu, Michael. Tu cosa fai domani? E domani è due in coppia. Ah, ok. Io ballo da solo. Ah, perché sono due di coppia e una singola. Sì. Come ballava Claudia. Sì. Perché io ho ballato da sola nella coppia. Giusto. Bella, bellissima. Quella è stata difficile. Difficile. La missilia. '17:24 Radio DJ, questo è Pinocchio, siamo in diretta Facebook sulla pagina Facebook di Radio DJ, siamo in compagnia dei finalisti, una delle due coppie dei finalisti di Dance Dance Dance, la finale è domani sera, sono qua con noi Clara e o Clari e Diego, sì. E stavamo chiacchierando intanto fino qui di Violetta, ma una cosa che volevo chiedergli velocemente prima di andare in pubblicità, per esempio noi prima, voi non vi siete accorti, ma nonostante facciamo questo programma da 20 anni, ci siamo dimenticati di chiamare la sigla. Ah, sì, ho capito. Ok. Quindi per dire che abbiamo ormai proprio il cervello con zero memoria. Questa esperienza delle coreografie, di imparare così tante coreografie una dietro l'altra e così complesse, richiede una questione di memoria fondamentale. Io quello che ho capito, però mi dite voi, più uno studia il ballo, più impara velocemente. Certo, si alena un po' la testa, secondo me, in quel senso. Cioè, perché diventi più bravo, più veloce a impararle? Soprattutto quello, che impari più veloce. Però a me mi sembra una roba così lontana. Beh, sì. Sento che ogni tanto, Zero. No, è perché quando sali sul palco sempre hai la paura di dimenticarti i passi. Tutto, Che inizi, sì. Quale passo viene qua? No, non devi pensare, perché se no pensi che ti dimentichi, quindi sì. No, fai un casino. Infatti, no, noi proprio abbiamo fatto da poco, la cosa erano 2-8? 2-8, abbiamo provato una settimana, prima dell'esibizione l'abbiamo provato tipo 100, 200 ore. Volte, sbagliato tutto, davanti a un palazzetto pieno. Quindi, cioè, è per questo che io fortuna mi viene una stima, vestiti sì, da Dio, certo. Ci ha copiato tutto Lady Gaga al Super Bowl, ma questa è un'altra storia. Lady Gaga, non farti vedere in Massena nei prossimi. Copiona. Sì, fa una figuraccia. Comunque, dai, ci sentiamo tra poco e parliamo di Dance Dance Dance. Dai. Prendiamo una piccola pausa. Siamo molto veloci, Sì. Ho paura di parlare io, perché... No, non avere paura, è perché la radio necessita un po' di... Sì, lo so. Sì, lo so. Perché sennò... Cioè, non è per non farmi parlare. Pinocchio. Che con la loro? Con la loro? Anche ho fatto qualcosa di Radio DJ, no? Sì, la festa! Fatto ballare anche noi! È lì che abbiamo fatto... È lì che abbiamo fatto cagare! capito? Baby, can I hang up? Studierai, se ha ballato lei, può ballare chiunque. Bravo. Lei balla. Lei balla di brutto. Lei è bionica, tra l'altro. Questa... Lei è bionica, lei è la dimostrazione che se ti alleni ce la puoi fare. Sì. Capito, Pina? Continua a non allenarti e continua a non farcela. 17:34 Radio DJ in diretta Facebook sulla pagina Facebook di Radio DJ. Oh, yes. A Pinocchio sono ospiti due dei finalisti di domani di Dance Dance Dance, la Clari e Diego.
Bentornati, scusate, ho dovuto fare... Ciao di nuovo. E pensavo a quel fatto che Hang Up è una canzone che ha fatto ballare moltissimo, che aveva una sua coreografia, che poteva essere, per esempio, materia di sfida all'interno di Dance Dance Dance. Non è successo, altre cose di Madonna ci sono state, e domani sera ci sarà la finale, dove diciamo che... Che voglia! Possiamo dire... Che da parte dal punto di vista della... Possiamo dire che cosa sì, porta. Dal punto di vista allora. Della produzione e di quello che loro daranno è il botto proprio, sì. Il classico finale col botto. Allora, in finale ci sono loro due, anche noti per far parte del cast di Violetta, esatto. E poi diciamo i nostrani, Claudia Gerini e Max Vall, esatto. Esatto, quindi... Vogliamo tantissimo bene. Sì, sì, anche perché poi nella fatica si impara a volersi bene. Magari uno si incontra in un'altra situazione e si odia, ma facendo fatica insieme si vuole bene. È vero? Sì, è vero. O no? Infatti noi ci vogliamo bene. Noi molto. Perché ci facciamo un mazzo così. Ma basta fatica. Basta fatica, brava. Sì, ci siamo andati alla fine di marzo, sì. per il essere bene, nel sì, fatica, no. Esatto. Oh, ecco. Allora, quali sono le vostre coreografie per domani sera? Allora, diciamo che c'è questo meccanismo. Domani sera ci saranno due coreografie di coppia, sì. Per ogni coppia, sì. Più una coreografia singola. Quindi uno dei due, sì. Farà l'ago della bilancia e da solo si esporrà per portare a casa un punteggio. Va bene, partiamo da quello che è i balli insieme. Come coppia cosa portate? Prima portiamo la canzone Scream di Michael Jackson. Che è il nostro cavallo di battaglia. Certo. Che secondo i coreografi è stato il pezzo più forte che abbiamo fatto. Ok. Canzone. Quindi prima quello. Che è bellissimo. E poi di Missy Elliott, come si chiamava la canzone? Where Are They From, di Missy Elliott, che io personalmente non conoscevo la canzone, è stupenda. Sì, ma ragazzi, lei è la più stilosa, non ce n'è per nessuno, proprio la più bravissima. Poi, siccome è settimana... Anche una super talent scout di ballerini stilosi. Eh sì, cioè, sì, certo. Lei in America è una di quelle che fa comunque scouting nei peggio posti, coi peggio boni, e c'ha sempre dei corpi di ballo che parlano. Tra l'altro una che senza avere la fisicità della ballerina perfetta ha uno stile nel ballare. Capito. Proprio maestra. Sì, sì, sì. Poi domani sera si esibisce come singola esibizione e Diego, giusto? Io. È la mia coreografia preferita di tutto il reality. Ah sì? Sì. È Singing in the Rain di Gene Kelly. Quindi fare una cosa così lontana da me è stata un'esperienza per me incredibile. Sì, sì. Perché anche fare tap, che non l'ho fatto nella mia vita. Ah, è vero, perché fa il tip tap per la prima volta. È difficile. No, e anche devo dire che Diego, sarà... devi mettere le cuffie perché sennò ho paura che suonano, scusami. Ok, perfetto. E anche perché pioverà sul serio, sì. Il set. Quindi quello... Io ho visto le prove e devo dire che avevo moltissima paura per lui, perché è difficilissimo ballare sul palco più e ballare sul palco con acqua più di quello. E sì. Il primo giorno che ho allenato questa canzone, che ho fatto tip tap per la prima volta. Che ho preparato. Ti correggo o non ti correggo? Sì, faccio schifo a parlare. Però se vuoi... Per favore, no, ti prego. Okay. No, perché siccome so che siete due seri, volete imparare, no, allora sì, offro certo. Un servizio di amicizia. Certo. Ho pianto. Il primo giorno che ho allenato questo, che ho preparato. Bravo. Perfetto. Imparano subito comunque, visto? Subito. Hai pianto dalla disperazione perché non riuscivi a farlo? Sì. Certo, era molto difficile per me. Perché poi è questo, cioè quando sei lì che devi provare a ballare, a parte che ormai che l'ultima puntata tutti si sono innamorati del ballare, no? Però è una droga, ragazzi. È una droga, sì. Perché faranno delle case di disintossicazione del ballo. Ma devono, dovrebbero essere a carico proprio dello Stato. sì, però è proprio quella cosa che dici, voglio entrare in quella, perché comunque non è che non ti piace Gene Kelly in quella coreografia, in quel film, è un sogno. Tra l'altro in quello studio veramente riprodotto come il film. E vuoi essere dentro quel sogno, vuoi essere all'altezza. Però, giustamente, Diego prima ha detto una cosa giustissima. Parlava di che tu hai fatto Single Ladies, giusto? E diceva, sai, cioè quando fai un videoclip, perché il grosso delle performance che sono state assegnate ai ragazzi sono famosissime... coreografie tratte da videoclip o comunque da performance di show importantissimi. Nel videoclip però ti salva il fatto che c'è un cut, cioè la impari per porzioni, la giri per porzioni. In questo spettacolo è tutta filata, senza stop, per cui, per dire, ti saltano i polmoni, che è un piacere. Nel senso, è vero. Un mal di polpacci, una roba di cosce, che ciao, no? E anche poi avere ai ballerini che avevamo noi accanto era una sfida grandissima, perché avere loro
si vedeva subito la differenza, quindi noi dovevamo sforzarsi. Ma non li avete mai spinti giù dalle scale? Ho fatto degli sgambetti. Ma tra l'altro, dato fuoco ai vestiti. Ho dovuto ballare e Sing Ladies mi hanno messo accanto a Vanessa e a Laura, che erano tipo le ballerine più fighe. No, non so se più, perché erano tutte fighe, forti, talentuose. Sì, avevano tutte, erano bellissime, fisicate, con lo stile. Crepa! Tu devi essere quella delle tre in mezzo. Che no, vabbè, no, dai! Cioè, senza cut! Maledette! E poi dici, lo faccio e mi giudicano pure. Sì, 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 sì. Non è che dici, dai, è il tuo giorno, vai, no! Hai fatto cagare. è stato terribile. Molto divertente per tutti. Sì, perché... Anche perché avevo vergogna. Però stupenda è stata. Sì. Vergogna, perché diciamo che poi nel ballo c'è questa cosa che, cioè, tu devi entrare in uno stile, quello stile magari non ti appartiene. Questa è una roba che si capisce sempre poco di chi si mette in gioco nel ballare e non l'ha mai fatto prima. È un po' interpretare, come recitare. Quando uno si vergogna di fare una parte, dice, ma io questa roba non ce la faccio a farla, no? Magari devi essere più sexy e non lo sei di natura in quel modo lì. Perché mi guardi? Se dici sexy devi guardare solo me. Sei molto attenta, Valentina. Vabbè, giusto quello che il concetto era quello. È giusto coreografia. Ok. Sei e poi... molto attenta. E quindi cioè devi fare dei passi, ma cioè, il fatto che tu sia credibile quando ti vede la gente è perché sei entrato veramente, cioè, hai superato la vergogna e sei entrato in quel mondo lì. Allora, noi che della dignità abbiamo fatto Coriandoli, non importa non di facciamo niente. Testo. Però, come dire, è verissima questa cosa. E prima di ascoltarci una canzone volevo dire, se c'è qualcuno che veramente ha speso parole importantissime rispetto a questo tipo di consigli a tutti i ragazzi che hanno partecipato a Dance Dance Dance, secondo me è stato Luca Tommasini, che ha veramente regalato delle perle pazzesche. Che vi ha massacrato. È molto severo, ma ragazzi, bravissimo. È veramente bravissimo, un bravo maestro, secondo me. Sentiamo la canzone e torniamo. Ah, la canzone di Luca Tommasini, ho capito. No! bellissimo. Va bene. Domani c'è, credo. Domani sera. Entro nel ritmo. E questa è una nuova coreografia. No, entro. Piano piano nel ritmo. È molto stancante, perché tutto performa. E la radio è l'illusione, no? Docile si arrende al Dio migliore. Vanità, quello che fa. Lei non sa, soprattutto le radio, che è solo un altro imbroglio e tu lo trovi. Radio commerciali spacca il cuore. Sordi, che manca tante, che manca. E però devi avere sempre la forza di però quando sentiamo che c'è un po' il picco del tessitore che scende, cose sexy, la valle si sposa. Del tuo potenziale è ovvio che, cioè, capito? Sì. Se mia mamma fa una pirouette io le do 9, se la fai tu ti do 6. Secondo me è stato troppo, capito? 9. A chi ha dato? Però 9 per quella persona, non, capito? Ma devo già polemica con te. 9 per te è qua. Cioè, non so come mani, dire. Mani, mi dà. Eh.
17.44 Radio DJ in diretta Facebook, sulla pagina Facebook di Radio DJ. A Pinocchio ci sono due dei finalisti di Dance Dance Dance, sono Diego e Clari, stiamo chiacchierando. Poco fa abbiamo parlato di giudici ed è già sui ballerini concorrenti un punto dolente, faticoso, però io credo che davvero questo programma abbia dato la possibilità a chi ha partecipato di confrontarsi con due super talenti, senza niente togliere a Vanessa, ma che faceva aveva un altro ruolo all'interno della giuria, certo, ovviamente. Era più l'occhio, diciamo, però, dell'appassionato, della gente più comune. Uno vuole essere se vuoi essere criticato su un argomento come la danza e avere loro, ecco, dici sì, sei messo bene. No, ma faceva la giuria di soprattutto la recitazione. Mm. Che è però tanto di questo, sì, no? È una parte importante. Io credo che, secondo me, ti posso dire una cosa, Diego, ma lo dico sinceramente, io conosco bene Luca, come amico ma anche come professionista, mi rendo conto che quando sei dentro un meccanismo di gioco qualunque osservazione suona diversa e chi guarda da casa ovviamente ha un'immagine diversa, no? Cioè soprattutto in programmi come questi c'è una grossissima differenza di percezione tra chi è a casa e chi sta facendo, mi spiego? Cioè, assolutamente. Capisci cosa voglio dire? Per cui io, per esempio, credo che per chi è a casa, che giustamente non ha preparato la coreografia, si è anche magari vestito di merda perché sta guardando la televisione a casa, come posso aver fatto io il più delle sere, ma quello diventa l'occasione per sentire, da una parte vedere chi ha fatto fatica, come cresce, come torna indietro, come va avanti, come si sviluppa, come coppia, eccetera, ma dall'altra anche una parte autoriale dei giudici che hanno dato tantissimo. Io capisco che dal punto di vista dei ballerini era un po' il momento del terrore, però io ho sentito dire a Luca delle cose rispetto alla danza, rispetto all'interpretazione, rispetto al calarsi dentro le cose, che mi ha fatto venire la pelle d'oca, anche se sono un manico di scopa grasso. No, però no, è vero, no, è chiaro, cioè è difficile trovare in Italia uno che ti dice certe cose. Sì, no? Ha spiegato molto bene. Cosa ne pensate? Io non vorrei dire tanto perché domani dobbiamo la finale, quindi certo, magari ci stanno sentendo. Adoro i giudici. No, però sono bravissimi. Super sexy, diciamo, bravissimi. Sì. Sicuramente diciamo che in particolare Luca ha tenuto conto di che cosa? Delle potenzialità di ognuno dei concorrenti di poter, una volta usciti, sfruttare la danza anche a livello professionale. Quindi è evidente che a voi, che di potenzialità ne avevate molta, era molto più difficile strappargli, per voi era più difficile strappargli un voto alto, perché ma è chiaro, per voi dare un voto alto nel tecnico, ecco, adesso. No, infatti, no, io ho la sensazione che a noi la prima puntata che abbiamo fatto tanto tempo fa, che abbiamo fatto una canzone del Super Bowl, abbiamo interpretato Beyoncé e Bruno Mars, e era una canzone molto potente, e fare quella canzone ci ha un po' svantaggiato, nel senso che ci ha aiutato per la prima puntata, però poi era talmente forte la coreografia e la canzone che dopo quello si è spiegata. Però ragazzi, tanto, state parlando da finalisti, no. Stiamo parlando di finalisti, sì, certo. Non stiamo parlando di gente che è uscita alla terza puntata e che vi sta aspettando qui sotto per bucarvi le gomme della macchina. Non abbiamo hanno fatto un video con quello, dai. Sì, c'è un video fantastico. Diego che dice la mia coreografia da solo, di qual era il mio pensiero e qual era quello che dicevo nel momento. Cioè, che era tutto corretto, tutto educato. Se e dentro, poi quello che hai detto. Ti aspetto fuori. Lui diceva: no, sono molto contento con il voto di Luca. Sì. E sotto c'erano i sottotitoli. Ma ragazzi, vedrete che quel giudice è uno dei giudici migliori che vi può capitare. Cioè, è veramente avere a che fare con uno che però, ecco, non spende parole a caso, secondo me. No. So, poi, io sono pazza, certo, di lui. Quello sicuro. Un domani nella vita può succedervi che veramente, cioè, lui sia uno che quando ti dà 9 poi magari ti chiama e ti fa lavorare. Hai capito? Sì, certo. Sì, infatti ci ha detto un giorno che se volevamo fare un'audizione. Beh, insomma, oh, a me non me l'ha mai detto, lo conosco da 20 anni, adesso lo chiamo, anzi, chiama adesso. Luca, non mi hai mai chiamato per farmi fare l'audizione. Oh.
Va bene. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Se voi volete fermare ancora un po', abbiamo un po' di notizie di cui chiacchierare insieme. O, non so, dovete andare. Ditemi voi, come preferite. Guarda, ci sta sperando Lodo Comello. Non so se ha fatto una Lodovica Comello. Certo. Sta aspettando? Ci sta aspettando. Va bene. Allora, grazie per essere stati con noi. In bocca al lupo per tutto. Siete super carini, grazie. Grazie mille. Non perdetevi la finale domani sera alle 21.10 su Fox Life. Sì. La finale della prima stagione di Dance Dance Dance. Chi vincerà tra Claudia Gerini e Max Vado e Clary Alonso e Diego Dominguez? Lo scopriremo domani. Per noi vince sempre il nostro Dieghino. Tra l'altro, bella, sei a casa, ha vinto Diego. Domani sera ballo anche io con Andrea De Logu. Sì, per cui chi vince? Vediamo un po' chi vince. Ecco. Andrea, stai molto attenta. Ok. Mi piace mettere sempre tutti a proprio agio. Va bene. Grazie mille, grazie, ragazzi. Grazie, per grazie. Adesso. Bueno. Time alcohol. Ciao. Ciao. Grazie mille per vederci. Grazie mille a tutti per vederci.